La pace dei santi sia con voi. Il 1° luglio la Chiesa celebra la memoria di Sant'Ester, regina. L'eroina giudaica di belle forme e di aspetto avvenente, che ha dato il nome ad uno dei libri sacri, alla morte dei genitori fu adottata dal cugino Mardocheo. Erano entrambi della tribù di Beniamino e del casato di Cis. La loro famiglia fu tra quelle deportate nel 597. Mardocheo era nato in esilio e il suo nome deriva da quello del dio Marduk. Egli ebbe cura di Ester come della pupilla dei suoi occhi. Il re Serse I, ripudiata Vasti, scelse Ester a sua donna favorita. Allorché Aman, il potente ministro, ottenne il decreto per l'uccisione dei giudei. Mardocheo, che aveva sempre vegliato su Ester, la esortò a presentarsi al re e a intercedere in favore dei suoi connazionali. Ella, sebbene fosse proibito sotto pena di morte di accedere al re senza essere chiamati, si presentò a porgergli la sua supplica, dopo aver pregato e digiunato, invitandolo a pranzo. Accolta benevolmente, fu esaudita quando, dopo il banchetto, svelò al re la malvagità di Aman. Ester salvò così il suo popolo. Mardocheo, a ricordo del lieto evento, istituì la festa ebraica dei Purim, che viene celebrata il 14 e 15 del mese di Adar. Gli antichi martiriologi latini celebrano la festa di Sant'Ester al 1° luglio, Festum Ester Regine. Il Canisio aggiunge in tedesco il seguente breve elogio: bella e fedele, che trasse e liberò con l'aiuto di Mardocheo da un immediato pericolo tutto il popolo giudaico. I copti pongono la festa di Sant'Ester, regina dei persiani, al 20 dicembre, senza fare menzione di Mardocheo. Tra i greci, sia Ester sia Mardocheo appaiono nominati nella commemorazione generale di tutti gli antichi padri del Vecchio Testamento. Il distico che si riferisce ad Ester suona così: commemorazione della giusta e santa Ester che redense o liberò dalla morte il popolo di Israele. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di Sant'Ester ed auguri a quanti il 1° luglio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.